Sì, grazie Presidente. Allora, voteremo sicuramente favorevolmente questo emendamento perché, come abbiamo detto, noi riteniamo fondamentale la presenza di consulte municipali in tutti i territori. Per questo, come già anticipato nella scorsa seduta, io predisporrò una sorta di bozza, un prototipo di regolamento che metterò a disposizione di tutti i municipi, proprio per facilitarli nell'adesione a questo impianto, appunto, a questa deliberazione, come appunto noi prevediamo. L'adeguamento deve avvenire entro 3 mesi dal momento dell'approvazione. Per questo, appunto, avendo accorciato, tra virgolette, i tempi, noi diamo questa facilitazione, questo aiuto ai municipi che ovviamente potranno liberamente decidere di utilizzare questa bozza oppure no. È soltanto un modo per agevolare il loro lavoro. Quindi ecco, di fatto le consulte municipali, come dicevo prima, sono consulte più vicine alle istanze dei cittadini, per questo noi garantiamo in queste linee guida la massima partecipazione, appunto aprendo anche a singoli associati, non associati, quindi apriamo la partecipazione massima. Come sapete, i presidenti delle consulte municipali sono iscritti di diritto in consulta cittadina. E quindi di fatto tutti i soggetti previsti nell'assemblea delle consulte municipali hanno diritto ad un voto, quindi non ci sono bilanciamenti di voto diversi così come accade in consulta cittadina. Questo è un altro elemento, proprio perché qui abbiamo aperto la votazione a tutti. Un altro aspetto previsto dalle linee guida è che il rappresentante legale di un'associazione possa delegare un residente del municipio stesso, quindi è chiaro che un rappresentante legale non può, di un'associazione non può trovarsi magari contemporaneamente in più consulte, nel caso in cui tra i suoi iscritti abbia soggetti residenti in più municipi, e quindi c'è questa possibilità di delega. Ecco, come sempre anticipavo prima, nei municipi noi abbiamo previsto di fatto solamente un dipendente per le attività di supporto alla consulta, questo perché sappiamo che appunto, cioè, è difficile avere del personale per questo tipo di attività, ma questo almeno un dipendente deve essere garantito per poter svolgere le funzioni che noi abbiamo previsto di fatto anche per la consulta cittadina. Per tutte queste ragioni noi voteremo favorevolmente questo emendamento. Grazie.